Ehi, tu sei su K-Radio? Guarda che ti controllo, Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna @gmail.com. Ed eccoci qua, allora riprendiamo la linea. Prima eravamo su KTV e poi ora invece siamo su K-Radio dalla rete Ferrara, oggi in versione studio mobile. Ci troviamo a Bologna con la voce di Maurizio DJ. Allora, intanto ci sono degli aeroni. Hai visto? Hai visto gli aeroni? Sono belli, eh? Siamo in diretta mondiale. Se vuol fare un saluto. No, grazie. Grazie a lei, gentilissima. Bene, c'è una gran collaborazione, vedo. Ci troviamo al Parco Giardini Margherita e ci sono questi spruzzi di acqua, ma vedo che la gente ha ben altro. Cioè, mi sembra, non è solo i giardini e terrazze, le piante. E non è solo che la gente disturba. Quanto siamo in diretta, che dovete chiamare il 345-100-3900. Allora, mi sembra di capire che questo giardini e terrazze, intanto salutiamo tutti i bambini che mi hanno riconosciuto vedendo il mio logo nella camicia. Ecco, no, scusate, ma si è girato tutto quanto qua, scusate, per fortuna che non ho le telecamere. Cioè, veramente, quanto io vedo il tipografo, cioè mi ha sbagliato sia 3 mm un po' andata e in larghezza, e vabbè, l'importante è lui in lunghezza, ecco, l'importante è questo. Allora, torniamo seri, va bene, i giardini di Margherita ospitano certe situazioni che sono bellissime, tipo piante, ornamenti, eccetera, però c'è qualcosa che non gradisco. Tutto questo bazar commerciale che tra l'altro non gradiscono le interviste, però se tu fai un'intervista con loro, guarda caso, va tutto bene. Allora, prima di no, sono cose che dovremmo rivedere un po' il tutto. Oh, bene, siamo proprio a K-Radio ecosostenibile, le nostre borracce che abbiamo fatto. Bene, bene, c'è tanta gente, figuriamoci. Ripasseremo, va bene, però mi sembra di capire che la gente va in un punto ben preciso, non è che fa una carrellata dei giardini Margherita di corsa come stiamo facendo noi. Salutiamo forse un indiano, non lo so, corpo nudo, speriamo che vada bene, della serie che non lo mettono dentro al fresco. E comunque hai pantaloncini corti, può andare bene, ma corpo nudo, speriamo che vada bene. Signori, intanto qualcuno si sta degustando, ecco, ora non abbiamo più le telecamere di KTV, qualcuno si sta degustando gli arancini, pensate un po', gli arancini siciliani, c'è un po' di tutto, buon proseguo, auguroni, ci aggiorniamo prossimamente. E poi ovviamente ci sono i vari formaggi, dal pecorino, dal caprino, dal super pecorino e anche ovviamente da tanti altri prodotti che addirittura arrivano dalla mia amica, pensate un po', dalla Lunigiana, dalla Toscana. Signori, ben arrivata a Bologna, un saluto. E poi veniamo con le telecamere, forte, un saluto. Ciao. Bene, grazie, grazie a voi, gentilissime, i miei omaggi, auguroni. E c'è anche la farinata focaccia, che tra l'altro questa è una situazione ligure con l'olio extravergine. Allora, c'è da dire che questa situazione delle pubblicità, anche se pagano, anche se è una situazione privata, per coprire le spese, ci stanno fino a un certo punto, perché
Il problema non sono noi, operatori, giornalisti, ora mi allontano perché... Ma è una magnificenza, però dobbiamo allontanarci perché sennò Facebook banna la trasmissione. Noi abbiamo tutte le fortune in questo mondo materiale. Mamma mia che spettacolo. Ci vediamo domenica. A lei i miei ossequi, complimenti. Veramente fantastica. E prenderemo le telecamere domenica. Abbiamo la Lampedusa, la Valle Canmonica, fantastico. Abbiamo anche la Calabria. Ora è al telefono la specialità calabrese e non solo, esplosioni di sapori fantastici. Veniamo con le telecamere domenica, Bene. E no, dicevo, Giardini e Terrazze era nato. Salutiamo le olive di Sicilia, un urlo, siamo in diretta mondiale, un urlo. Salve, salve. Eccoci, bene, a domenica con la televisione che parleremo, ecco, tanta luce a voi. Grazie, ecco, arrivederci, arrivederci. Allora, no, il problema secondo me è serio. Queste manifestazioni sono bellissime, ma devono essere gestite in un'altra maniera. Attenzione, attenzione signori, la mascherina in terra, Ecco, nessuno ascolta, cioè... Non lo so. Va bene, ne parleremo con l'assessorato, ma qui non solo comunale, qui ci vuole un question time straordinario per l'articolo 6. C'è la gente, non lo so, fa quello che vuole, acquista. Salutiamo anche le tigelli di Modena, Pignoletto, oh, complimenti, let's go. Bene, vari tipi di pani, Antico forno, salutiamo tutti i fornai che alle 2 di notte sono qui sempre per accontentare tutti. Vuole fare un saluto? Ciao, no. Ciao. Non siamo in TV, in radio è ora. Salve a tutti. Domenica ci aggiorniamo in TV, Un abbraccio. Ecco, allora c'è qualcuno che se lo merita, il nostro consenso. Altri invece non vogliono la liberatoria, dicono no, non si possono fare riprese, ma che sistema è? Cioè questo sta succedendo in altri editori. I miei ossequi, che numeri uno qua? Fragole, zucchine, sì, domenica veniamo in televisione volentieri, porri e zucchine. Dai, annusi, gli do l'anteprima, dai, giusto per farle. Mi dai l'anteprima? Annusi queste? E come faccio con la mascherina? Si sente. A cavolo che si sente, complimenti, un biglietto da visita ce l'hai che così ti faccio una pubblicità, guarda, mamma mia che profumo, che essenza, ascolta, tu sei, io non, cosa posso dire, una gioia sprecata, tu sei la nostra, ma non lo so qual è il termine, io non lo so, sei l'angelo forse, forse? Grazie, grazie, buon giro. Tanta luce a te. Dico solo questo, mi sta emozionando, una ragazza, pensate che mi ha lasciato la brochure Artemisia, non ho più parole, scusate, ma questo è il bello della diretta, scusate, a Giardini e Terrazze, mi ha emozionato, veramente, io chiuderei a Ferrara, prendi la linea, me la lasci ancora. Tu sei, non l'alchimia, non mi viene il termine, aiuto, te lo dico domenica, è stato bello. Allora, sì, dai, volentieri, sì, porta anche degli altri della team, ciao. Allora, l'azienda agricola Artemisia di Brunetti Isabella, tu sei Isabella per caso? No, sono io, vabbè, ci proviamo, ciao. Allora, questa, allora, dalla tristezza e amarezza abbiamo signori il sole, ecco mi stanno applaudendo, lo so, purtroppo lo so, va bene, K Radio TV è grande, come era Note Web Radio, salutiamo un cane eccezionale, bravissimo, e poi qui si parla di Pilaz, salutiamo anche la mia amica che... Lavora al Pilastro per il Comune di Bologna, Gaia. Non sono riuscito ieri a essere presente per questioni di mia salute, purtroppo. E c'è la giostra, ma pensate che spettacolo, signori.
abbiamo la giostra anche ai Giardini Margherita, purtroppo ferma, non so la motivazione, forse la accenderanno più tardi. Signora, che succede? La giostra? La giostra è ferma, come mai? Non lo sa? Ah, ma c'è degli orari? No. Ah, c'è un signore. Come mai è ferma la giostra? Ma come? Se vai dall'altra parte? Cioè, ci vorrebbe un banner di pubblicità che vengono in giro. Forse non lo sanno. Ah, lo sanno? Va bene, tanta luce a te, auguroni, eh. Domenica veniamo con la televisione, se la fai girare. Presidenza, un attimo in linea. Come, cosa diceva? Noi siamo qua tutti i giorni. Sì, lo dica che fa pubblico. Dalle 10 alle 19.30. Allora, dalle 10 alle 19.30 in area 5, Bologna Sud, all'ombra delle due torri, parco dei Giardini Margherita, è agli inizi, diciamo... Ecco, esatto, venitela a trovare, che troverete il vostro cavalluccio, la vostra motoretta, la locomotiva, la caffettiera. Tanta luce a te, ciao! Bene, auguroni, veniteli a trovare. Signori, dobbiamo andare via perché c'è la musica e Facebook, se sente un po' di musica, auguri, te lo raccomando, dobbiamo rifare tutto, non solo in televisione, ma anche in radio. Allora... Su tutte queste situazioni che vi ho accennato in questa trasmissione è solo una prima parte delle anomalie che sto riscontrando. E ne parleremo anche con degli esperti, non solo con gli assessori, perché la situazione deve cambiare, deve rinnovarsi. Intanto sono vicino a una specie di piscina, mi ricordo... Quando noi da Ferrara venivamo in Giardini Margherita al cinema e poi si andava a prendere un gelatone o la cassata siciliana e si passava da questa situazione con l'acqua e i pesci. Scusate, ma i pesci li avete mangiati, i pesci? Dove sono finiti i pesci? Ah, non lo sanno, bene, sparito tutto qua. Ah, è da tanto? E dall'altra parte gli animali, perché prima... Dove? C'è un laghetto. Sì, strada, sì. Ci sono dei sì, sì. Un saluto in diretta. Che lei è fantastica. Se c'è domenica con i bimbi la riprendiamo in TV. Certo. Cioè, prego, ciao, ciao. Fantastico. Signori, io vorrei fare una carrellata, ma vorrei provare a uscire, perché queste situazioni, noi portiamo il sole, ma ci sono tante cose da rivedere. Negli eventi, in particolare chi li gestisce, chi li autorizza, ma il problema della sicurezza, non si vede nessuno, a meno che non ci siano in borghese, non c'è nessuno che modera, verifica, mascherini in terra, non lo so. Con questo Maurizio DJ vi saluto e vi ringrazio, la linea ritorna alla rete mondiale, ecco c'è un monopattino a velocità sprombattuta, vero? Una signora di quasi 50 anni, monopattino, ormai mi prendeva sotto. I rischi e pericoli di fare dirette esterne, l'esterna da Giardini Terrazzi, da Bologna, si chiude qui, oggi è venerdì, domani sarà sabato. E domenica, che sarà l'ultimo giorno, per Giardini e Terrazze. Signori, alla prossima, i migliori saluti, è tutto dai Giardini Margherita, parco, e ovviamente la linea ritorna alla rete di Ferrara. Sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. K-Radio Bologna @gmail.com.
Ehi tu, sei su K-Radio? Guarda che ti controllo, eh. Sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. Kradio Bologna @gmail.com.